Grazie Presidente. Brevemente, questo emendamento prevede la possibilità di destinare 60 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore di azioni di cooperazione e lo sviluppo realizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ora, non sfugge a nessuno che in questa fase politica e soprattutto con i problemi che il nostro Paese si trova a gestire, tra l'altro in assoluta solitudine, date le scellerate politiche di mancata cooperazione internazionale con altri Paesi. Ricordiamo tutti che abbiamo ancora in sospeso la vicenda del Global Migration Compact, di cui non sappiamo quale sarà l'esito. Lo ricordo, esiste un accordo internazionale che finalmente rende il fenomeno delle migrazioni un problema che va al di là dell'interesse e dei problemi dei singoli paesi che da soli si trovano ad affrontare il fenomeno epocale delle migrazioni, e sappiamo benissimo che nonostante l'Italia sia un paese in primissima linea data la sua posizione centrale nel Mediterraneo, ebbene questo nostro governo e questo nostro paese oggi si trovano completamente sbandati, avendo il Presidente del Consiglio dei Ministri solennemente preso un impegno con il segretario generale dell'ONU Guterres, ma essendo stato il Presidente del Consiglio dei Ministri custode e in un certo senso nuncius della politica estera del governo, essendo stato egli smentito clamorosamente, solennemente in quest'Aula da uno dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, nonché Ministro dell'Interno, che ha detto in quest'Aula che la parola del Presidente del Consiglio non sarebbe servita. Sappiamo che le opposizioni hanno cercato di portare in quest'Aula la discussione sul Global Migration Compact, sia opposizioni di destra che opposizioni di sinistra, per motivi opposti, e sappiamo che la conferenza dei capigruppo ha stabilito che di Global Migration Compact si parlerà dopo l'11 di dicembre, che è appunto la data nella quale a Marrakech è prevista la conclusione e la firma di questo trattato, di questo accordo internazionale. Quindi cosa fa l'Italia? Sostanzialmente grida al lupo, ma da un lato si allea all'interno dell'Unione Europea con quei paesi, come i paesi di Visegrad, che non hanno alcuna intenzione di aiutare l'Italia, anzi sono fermamente intenzionati a non accogliere nemmeno un migrante, e questi sarebbero i nostri partner. E poi nel momento in cui, grazie al cielo, la comunità internazionale eleva il problema delle migrazioni a un problema appunto storico, epocale, che richiede una collaborazione da parte di tutti i paesi, il nostro paese oscilla, naviga a vista, da un lato il Presidente del Consiglio dice una cosa, dall'altro il Vicepresidente, Ministro degli Interni, ne dice un'altra, un gruppo parlamentare, quello del Movimento 5 Stelle, tramite anche persone autorevoli come il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, si schiera a favore, altri si schierano contro, e la confusione regna sovrana. Che cosa dovrebbe fare un paese sensato, un paese con un governo con la testa sulle spalle, quale purtroppo noi non siamo più, almeno dal 1° giugno di quest'anno? Dovrebbe dire quello che è davvero importante, ciò sul quale dobbiamo operare in modo diretto, chiaro, netto, è la cooperazione internazionale, cioè fare in modo che i paesi dai quali i migranti fuggono siano messi in condizione di sviluppare programmi economici che possano combattere la povertà, che possano servire a limitare stati di belligeranza che si creano in numerosi paesi e che sono evidentemente la prima spinta per questi grandi flussi di persone a venire verso i nostri territori. Sappiamo che il Ministero degli Affari Esteri si chiama Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dalla scorsa legislatura, grazie alla legge sulla cooperazione che è stata approvata durante la 17ª legislatura. Ci aspettavamo da questo governo che in legge di bilancio si prendessero decisioni coerenti di sostegno e di rafforzamento alla cooperazione internazionale, ma anche semplicemente un emendamento che diciamo impegna il governo a mettere una cifra tutto sommato ragionevole come 60 milioni per 3 anni, riceve in modo inspiegabile un rifiuto da parte del governo. Questo per chiarire che il tema delle migrazioni è un tema propagandistico, questa è la verità, sulla quale si fa consenso. Come abbiamo visto, il decreto sicurezza si crea insicurezza, perché sulla percezione
si lucra con senso politico, ma quando si arriva al momento di cooperare con gli altri paesi e risolvere il problema alla radice, questo governo dice no. Grazie collega Scalfarotto. Meloni, onorevole Meloni, prego. Sì, no, Presidente, scusi, approfitto per intervenire e per rispondere al collega